Si è collegato Francesco Marino, quindi siamo 10 adesso. Per problemi tecnici, purtroppo, fino adesso ci sono dei consiglieri comunali che stanno chiamando, però non riescono a collegarsi. Vediamo se la dottoressa Buomo riesce a fare qualche miracolo di collegamento e vediamo se è possibile farli intervenire. Per il momento iniziamo il consiglio comunale con l'approvazione delle sedute precedenti. Per alzata di mano in aula e per alzata di mano in piattaforma. Chi è favorevole? Marino? Si sente? Cairone? Senti? Presidente, tecnicamente sono entrato in votazione in corso, quindi No, volevo sapere solo se sentivi. io sento, ma non riesco a vedervi. Marino si sente. Favorevole. Chi è contrario? Chi è contrario? Favorevole. Favorevole. La Gambora ha seduto. La Gambora ha seduto. Airone non vota, è entrato dopo. Favorevole. Riguarda lo svolgimento del Consiglio Comunale, io avevo fatto la convocazione del Consiglio pensando che fosse possibile, visto che non erano atti decisionali, pensavo che fosse possibile ragionare sugli argomenti e sulle proposte, sulle richieste dei consiglieri comunali, oltre alle proposte di delibera degli uffici. La segretaria mi ha fatto una nota però che praticamente le comunicazioni le possiamo fare solo se c'è una comunicazione di carattere urgente o di un fatto nuovo che è accaduto, che il consigliere comunale sia a conoscenza della situazione di quello che è successo in questo evento particolare che è successo. Comunicazioni di carattere propagandistico o di carattere non è possibile farle. Questo vale anche per le interrogazioni e purtroppo mi spiace da Gambaro, vale anche per la mozione. Io l'avevo inserita, però purtroppo non la possiamo discutere. Mi dispiace, ho fatto un errore io a inserirla, però non pensavo che fosse così. Quindi dobbiamo andare per forza alla. Come? Non ho capito, da Gambora. Sì, c'è una nota della segretaria. Adesso ve la leggo. Va bene. Allora, oggetto sulle attività dei consigli. La sintetizza la segretaria, prego. Premetto che non è un argomento che riguarda il merito o le situazioni, gli argomenti che sono in proposta. Ho dovuto sicuramente ricordare al Presidente, poiché nel frattempo c'è stata la pubblicazione dei manifesti di indizione dei comizi elettorali, che scatta l'articolo di legge che è il 38,5 del testo unico, che prevede che si possano deliberare di consiglio argomenti che riguardino diciamo, situazioni amministrative urgenti e improrogabili, che siano tali o per legge o per vincoli diciamo, derivanti da atti amministrativi oppure vincoli contrattuali. E in particolare è vietato, ma questo da molti anni, che si possa incorrere in attività di tipo propagandistico. Quindi è nella discrezionalità del Consiglio Comunale valutare che sussistano questi requisiti, quindi dell'urgenza e dell'improrogabilità, e in sostanza assenza di danno all'ente nel caso in cui non si deliberino gli argomenti. E
e al tempo stesso che ci sia assenza di propaganda elettorale. Chiaramente, ribadisco, è un discorso oggettivo che riguarda sia la compagine di maggioranza che quella di minoranza, quindi da parte mia assolutamente nessun riferimento specifico, ci mancherebbe, però è a tutela quindi della obiettività e della diciamo dell'assenza di strumentalizzazione da parte del Consiglio Comunale rispetto all'attuale ovviamente fase preelettorale. E quindi è questo la mia aggettiva. In via del tutto eccezionale. No, consigliere da Campo. In via del tutto eccezionale. La comunicazione di carattere urgente la può fare. Visto che siamo in ambiente di campagna elettorale, buonasera a tutti, innanzitutto ai consiglieri comunali, quelli che sono rimasti della maggioranza, quelli della minoranza, non lo so dove sono, ecco perché questa amministrazione è durata tanto. Voglio... Lui sono qui con qualche anno fa, cara sindaca, io in un consiglio comunale ho aggredito l'ufficio ambiente, dove ho detto che si stavano facendo delle cose che erano fuori da ogni logica, e soprattutto mi riferisco alla potatura e all'abbattimento di alcuni alberi. Vi rammentai che era stata fatta una richiesta di abbattimento di un albero con una sostituzione immediata dell'albero in un condominio. Questa sera, caro comandante Giuliano, in via Plava siamo stati costretti a chiudere la strada perché quell'albero di cui io lamentavo la pericolosità, una parte è caduta. Fortunatamente non è successo niente. Via Plava. Sono andati via adesso i vigili e sono andati via adesso i pompieri. Chiaramente io farò estrazione della copia e mi andrò a vedere la relazione sopra che è stata fatta, e poi mi costituirò parte civile anche per questo. Questa è la prima cosa di urgenza. Caro Presidente, io l'altra sera correttamente sono venuto qua perché voi fuori sacca, manco a 12 ore dal Consiglio Comunale, avete inserito la mia mozione. Fa bene a ricordare che questa mozione è stata inserita in base a una mia richiesta di giugno, quindi segretaria, è una cosa che va ben oltre la campagna elettorale, va ben oltre, ma guarda gli interessi della collettività battipagliese. Allora noi non ci dobbiamo nascondere dietro al dito, perché la campagna elettorale la si sta facendo sui social giorno per giorno. Oggi abbiamo ripreso un'altra volta, per l'ennesima volta, questa vergognosa vicenda del proiettile, che è meglio zittire. È meglio zittirla, perché poi dobbiamo capire questi poteri forti che sono a Battipaglia dove sono, perché si devono fare i nomi. Avevo fatto una richiesta ben precisa. Lei ha detto bene, noi trovandoci in una situazione preelettorale avremmo dovuto fare solo l'ordinario. Quello che vi state accingendo a fare, e io non vedo la delibera, non l'ho vista, non ho visto i pareri favorevoli dei dirigenti su quello che vi state accingendo a fare, è preciso di più, io non li ho visti, me li faccio vedere in quello che ci ha mandato. E allora io le faccio vedere la mail che ho avuto io, è una mail in Word dove non ci... Allora, quando si manda la delibera con le firme si manda in PDF, io ho avuto una delibera che è semplicemente in Word. Quindi io le faccio vedere la mail che ho ricevuto della delibera che non è completa. Quindi io la delibera non l'ho avuta. Se vuole gliela rinvio con una PEC a dimostrazione di quello che ho ricevuto io. Gliela faccio rivedere, non è un problema. L'ho ricevuta in Word. E quando la si riceve in Word significa che è una copia trasformabile. Questo è un atto politico. Quello che state facendo è un atto politico. È campagna elettorale. E come potrebbe essere campagna? Avete avuto tanto tempo per farlo. No. Ci siamo lamentati dell'ospedale che stavamo facendo chiudere la TIN perché siamo arrivati alla fine e voi avete aspettato il 6. Vabbè,
Avete aspettato il 6 che fosse scaduto il contratto, perché non l'avete fatto prima? Poi per giustificare avete mandato le ore di questa povera gente che deve lavorare. Gliel'avete detto che avete aumentato la scadenza, consigliere da capo? No. Di nuovo. Comunque, avevo fatto una richiesta ben precisa e esigo che venga messo ai voti, perché voglio vedere quanti consiglieri comunali pensano alla collettività, perché dal calcolo che noi abbiamo fatto si sarebbero potuti devolvere oltre 50.000 euro alle associazioni. Consigliere da Cambora, quello che ha fatto lei è un errore, perché lei non può fare una mozione, o può fare una mozione nel momento in cui ha la certezza che va presso i consiglieri comunali, presso la giunta, li interpella tutti e dice Falcone Franceschi, qualità di presidente, e accetta la mozione, e dopo presenta la mozione. Lei non può imporre, a parte il fatto presidente, che il consiglio comunale non può decidere per la giunta. Il consiglio comunale non può decidere per la giunta. Lei, quindi, lei ha fatto una mozione che non ha nessuna validità. Benissimo. Allora, lei dice che la mozione non ha valenza. Certo. Ma lei si deve andare a guardare quello che ha detto nell'ultimo consiglio comunale. Quando io le sono venuto da lei, lei mi ha detto la presenti e se la rifà a settembre. Ma lei a settembre lo sapeva che stavamo in consiglio, stavamo in campagna elettorale. Allora lei consigliere da Cambora. Ma lei deve fare consigliere da Cambora. Lei sta facendo da Cambora della maggioranza. Consigliere da Cambora. Forse non ha capito. Lei deve smettere. Consigliere da Cambora. Allora, lei ieri. Consigliere da Cambora, deve smettere lei. No, la deve smettere lei. La deve smettere. Lo tolga, non può più lo tolga. Per cortesia, ti stacchi il microfono. Perché bisogna fare per forza così con voi. Non siete capaci di parlare in modo educato e corretto e con calma. No, lei non può prendere noi. Vero? Lei non si può permettere di dire quello che sta. Ha capito? Consigliere, le do la parola perché sta andando fuori. Lei non può intervenire, basta. Non può più intervenire. Perfetto. Perfetto, perfetto. Va bene, consigliere da campo. La prossima volta lo faccio lei, presidente del consiglio comunale, fa quello che vuole. Adesso lo faccio io e si fa come dico io. Ti accomodi, per favore. E poi vedremo. Poi vedremo. Poi vedremo, consigliere da Campo. La smetta, per favore. Andiamo avanti con il consiglio comunale. Presidente, i miei complimenti. Articolo 4. Facciamo la verifica del numero legale. Segretaria, prego. Francesco Cecilia. Falcone Francesco. Presente. Desio Vincenzo. Petrosino Antonietta. Alessio Michele. Alfano Rita. Morini Elda. Bovi Pino. Marino Francesco. Presente in piattaforma. Presente in piattaforma. Presente in piattaforma. Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Vado avanti. Amendola Isidoro. Longo Valerio. Cappuccio Roberto. Zaccaria Gerardo. Salvatore Giuseppe. Caprino Gemma. De Vita Fabio. Mirra Egidio. Cairone Alessio. Vicinanza Renato. Da Campora Luigi. Liguori Luisa. Tagarese Antonio. Speranza Rossella. Baldi Alfonso. Motta Gerardo. 9 presenti, il consiglio è valido, andiamo avanti. Punto numero 4. Delibera della giunta comunale numero 153 del 5/8/2021. Affidamento in house providing dei servizi di pulizia di immobili comunali adibiti prevalentemente ad usi ufficio. Approvazione relazione protocollo generale 54.649 del 5/8/2021, ex articolo 34 commi 20 e 21 del decreto legge 18 ottobre 2012 numero 179.
se ci sono interventi. O se qualcuno ha bisogno di una relazione? Nessuno? Si apre la votazione? Si apre la votazione. Per alzata di mano in aula, chi è favorevole? In piattaforma Marino, 9 favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? Non ci sono altri consiglieri comunali, è votata all'unanimità. Immediata esecutività, per alzata di mano in aula, chi è favorevole? Marino 9. Marino in piattaforma 9. Il Consiglio Comunale è concluso, buonasera a tutti.